motivi sono stati importati qua a Genova dalla cultura araba dai tempi delle crociate. Sì, dai naviganti. Il macrame veniva fatto anche dagli uomini, dai marinai. Infatti io ho ad esempio una foto di un marinaio che sulla piazzetta di Portofino fa lavoro al macramè. Questo in tempi passati naturalmente. E molti motivi però sono poi del posto qui genovesi oppure chiavaresi, perché a Chiavari c'è una grande tradizione di macramè, c'è il punto Fieschi ad esempio, che è chiavarese, il punto il motivo del delfino, ci sono tantissimi motivi. Poi dato che prevalentemente veniva regalato agli sposi, spesso nel macramè sono raffigurati lo sposo e la sposa, quindi gli omini, ci sono i due omini, l'uomo e la donna lì nel mezzo del macramè. Ora, per invogliare anche le ragazze a praticare questa disciplina così interessante, così bella, si fa il micromacramè. E allora col micromacramè si realizzano gli Gioiellini, orecchini, gli orecchini, i gioielli, sì, braccialetti. braccialetti, collanine, che sono molto, molto graziose. Si realizzano in poco tempo, in alcune Danno ore, ci vogliono 6 mesi, soddisfazione? danno la soddisfazione perché uno può indossarle, farfalline, fiori, ci sono tantissime cose da realizzare. E ho scelto tra l'altro questa stanza proprio perché c'è un quadro di Bernardo Strozzi, pittore che amava moltissimo il macramè, sapeva rappresentarlo meravigliosamente nei suoi quadri. Perciò ho E quindi lo voluto. conosceva bene. Sì, lo conoscevo bene perché quando ho cominciato a fare il macramè ho approfondito tutto proprio questa tecnica che è antichissima e tra l'altro è molto molto bella. E perciò oggi poi che è una giornata particolare ho Certo. voluto essere qui Lei com'è esclusivamente imparato a per fare il quello. macramè? E sono della scuola Rapallo. Ah, ok, esiste una scuola, esiste ancora adesso? No, adesso purtroppo non esiste più perché a Rapallo hanno scelto poi, hanno privilegiato il tombolo, che è altrettanto antico, storico, Forse è meno importante per la ligure. zona. Sì, no, c'è una parte di tombolo particolare, dunque c'è un tombolo forestiero, chiamiamolo così, però poi c'è tutta una parte di tombolo, ci sono proprio dei punti, dei motivi, tipicamente Rapallini, San Margheritesi, eccetera. Bellissimo. Ecco, che cosa si può realizzare con il macramè? Allora, col macramè si può realizzare tutto, dai pezzi classici, in particolare l'asciugamano. Ancora oggi i vecchi genovesi chiamano macramè l'asciugamano. Normalmente era l'asciugamano di casa delle grandi occasioni, Quello ad di esempio rappresentanza, da quello di mettere in bagno rappresentare. quando arrivavano gli ospiti. Quando arrivano gli ospiti, quando lì al medico. Certo. Allora il medico andava a lavarsi le mani e si asciugava con il macramè. Quindi sì, ed era anche messo come decorazione nei bagni perché effettivamente è un pezzo molto È decorativo. molto difficile imparare, bisogna dedicare tanto tempo. Tempo ci vuole perché come tutte le tecniche si diventa sempre più precisi facendo appunto il lavoro, però non è particolarmente difficile perché si tratta di modini, ci vuole piuttosto molta pazienza, questo sì. Certo, questo sì. E La bisogna. cosa più grande che Sì. lei abbia realizzato, che le ha chiesto più tempo nella Due sua vita? tende, sì, un paio di tende che tra l'altro ho presentato in una mostra Fili di Liguria che si è tenuta a San Fruttuoso di Camogli e devo dire che le visitatrici rimanevano Gli hanno dato grossa ammiratissime. Sì, soddisfazione qui. infatti.